Raggiungere il 65% di differenziata e il 50% di riciclaggio, oltre alla riduzione della produzione di rifiuti entro il 2020. Sono alcuni degli obiettivi del Piano Regionale Rifiuti, la cui discussione è cominciata in Consiglio regionale. La Regione Piemonte si costituirà parte civile nel caso di rinvio a giudizio degli operatori della struttura per anziani non autosufficienti, la Consolata di Borgodale, dove sarebbero avvenuti abusi sugli ospiti. Lo ha annunciato in aula l'assessore regionale alla sanità. Riconoscere il ruolo degli enti locali nella gestione ed accoglienza dei profughi in termini di rappresentatività dei processi decisionali e disponibilità di risorse finanziarie. Con questo obiettivo si è tenuto un consiglio regionale aperto sull'agenda europea in tema di immigrazione. Una carta di intenti che recepisce i principi e i valori del linguaggio di genere e che si applicherà alle attività amministrative di comunicazione del consiglio regionale. Il documento intitolato Io parlo e non discrimino è stato simbolicamente presentato nel giorno della festa della donna. In occasione dell'8 marzo la Consulta Elette ha promosso la proiezione per le scuole in 13 sale del Piemonte del film Suffragette, che rievoca la battaglia per il voto alle donne combattute in Inghilterra. Presentato anche il programma di attività della Consulta nel suo ventennale. Il Piemonte è la quinta regione in Italia per numero di imprese rosa. Le donne però continuano a non accedere a posizioni di vertice e sono impiegate nei settori meno produttivi. Sono alcuni dei dati emersi durante il seminario sul lavoro delle donne, organizzato dalla Consulta femminile regionale. Il presidente del Consiglio regionale ha incontrato il nuovo direttore del Centro di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Yang Guoliu. Durante l'incontro è stata confermata la reciproca intenzione di continuare la proficua collaborazione tra le due istituzioni.